the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory. Ciao, sono Ilenia e sono animatrice di comunità del progetto Policoro della diocesi di Fano con Sombrone Calle Pergola e vi presento il progetto Banchi di Prova. Banchi di Prova è un progetto nato per attivare dei percorsi di informazione e di inclusione sociale nella zona di Cagli, che è la zona più difficile da raggiungere nella nostra diocesi, ed è per questo che si è cercato di attivare proprio in questa zona. E è nato dai bisogni specifici di Cagli, che attraverso i punti di centro di ascolto delle case parrocchiali era venuto fuori il bisogno del disorientamento e isolamento dei giovani disoccupati e anche della popolazione anziana che caratterizza questa città. Ed è per questo che con le associazioni del luogo e la Caritas diocesana si è cercato di dare una possibile risposta per incentivare appunto questa azione di formazione che sarà conseguita anche dal progetto Policoro e anche di inclusione lavorativa, proprio perché si andrà a lavorare negli orti dove gli anziani rimangono a fare animazione, rimangono durante la giornata, e i giovani disoccupati andranno lì proprio ad affiancare e a tenere compagnia alle persone più anziane, e invece per loro ci sarà la possibilità anche di prendere in mano la propria vita, cercando di darsi da fare, cercando di essere comunque di aiuto, così da costruire poi più efficacemente il loro progetto futuro. Ed è per questo che il Centro Servizi per il Volontariato ha aiutato a finanziare questo progetto. E in questo progetto si cerca anche di coinvolgere i volontari e individuare e stimolare appunto dei giovani a partecipare a questo percorso formativo e di orientamento, così da poter anche risolvere il loro problema della disoccupazione, quindi riaccendere un po' di speranza nei giovani e per le persone più anziane invece essere accompagnati da giovani che possono appunto tenere compagnia e loro con la propria esperienza riescono ad aiutare questi giovani. Mi chiamo Walter Bendia, sono volontario della Caritas diocesana di Fano, e sono il coordinatore da parte della Caritas diocesana di un progetto che si chiama Ricibiamo. È un progetto abbastanza complesso, nato per esigenze attuali, una situazione sociale e economica molto, molto delicata. Il progetto Ricibiamo sostanzialmente è una ricerca di cibo da donatori, supermercati, industrie, da distribuire a chi ha bisogno in questo momento, perché si trova una situazione abbastanza delicata, che ha bisogno di questo cibo. C'è un secondo scopo, recuperare tutti i cibi che non vengono riutilizzati, onde evitare così di essere buttati nelle discariche, quindi inquinamento. Recuperiamo questo per educare anche la gente
almeno scarti, a un nonno scarto, quindi mi sono proprio appinato. Noi in questo momento siamo partiti da settembre, adesso siamo in una fase operativa dove stiamo curando anche la logistica, stiamo cercando dei donatori e stiamo lavorando su delle statistiche per vedere quanta gente è bisognosa, quali sono le carte parrocchiali che potrebbero aderire a questa iniziativa. Cominciano ad arrivare i primi frutti e alcuni donatori già cominciano a darci la roba. Pensiamo di essere più o meno verso la primavera, cominciare a partire proprio in maniera definitiva. Tutto questo nasce dall'esigenza di, chiaramente, di seguire il Vangelo, perché noi come Caritas Diocesana dobbiamo farci ultimi insieme agli ultimi, e come dice Gesù. Per cui senza questo stimolo, senza il Vangelo, credo che sarebbe solo un assistenzialismo sociale che non ha senso. Noi sicuramente ci affianchiamo a queste persone in un percorso anche di recupero di dignità, non è che le lasciamo abbandonate. Tra l'altro avremo anche l'intenzione di, a chi usufruisce di questo cibo, di coinvolgere come volontari nella gestione dei magazzini, nella gestione anche della distribuzione del ritorno delle cibarie. Ciao, sono Luana, sono operatrice della Caritas Diocesana di Fano Fossombrone Cagli Pergola e a me l'invito ricevuto da parte di Giada di parlarvi del progetto Uniti e Separati che la nostra Caritas Diocesana ha realizzato e ha ideato nel 2011. Questo progetto nasce dall'esigenza di rispondere a un bisogno intercettato dal centro d'ascolto diocesano, per cui grazie a una riflessione fatta dai dati dell'OSPO web abbiamo visto un aumento della presenza di persone, di uomini in particolare, separati o divorziati in stato di difficoltà e difficoltà estrema. E da questo la presenza nei dormitori e nella mensa dei poveri per poter far fronte alle necessità di tutti i giorni. E alla luce appunto di questa evidenza, di questo bisogno sempre crescente che è andato aumentando in questi anni, con il direttore ci siamo interrogati su che cosa era possibile fare e dalla riflessione più allargata con il responsabile anche della pastorale familiare, un sacerdote di una parrocchia qui della Vicaria di Fano, si è deciso di realizzare una struttura d'accoglienza. Struttura di accoglienza che ha quale finalità? La finalità di sostenere questi padri nel problema abitativo fondamentalmente. Perché? Perché era necessario che la Chiesa, soprattutto la nostra Chiesa locale, desse un segno di vicinanza tangibile a questa problematica. E da qui appunto la parrocchia di San Cristoforo, con la persona di Don Mauro Bargnesi, ha dato la disponibilità dei suoi spazi alla realizzazione di questa struttura. Struttura che è stata inaugurata nel marzo del 2013, all'oggi ha contato 4 accoglienze, una struttura realizzata con delle camere indipendenti e degli spazi invece di condivisione. E qui abbiamo visto che è stato possibile in parte sostenere appunto questi uomini separati nella loro autonomia, perché gli viene affidato questo locale in totale autogestione, seguendo ovviamente un minimo di regole di convivenza. Però a questo si aggiunge, il valore aggiunto di questo progetto è stato quello di dargli la possibilità di dargli degli spazi in cui poter continuare a frequentare i propri figli, di cui non si sono mai scordati ovviamente, e anzi dare quella dignità
all'incontro nei momenti di frequentazione con i propri figli. Alla luce di un anno e mezzo di accoglienza abbiamo visto che questo è uno dei risultati più importanti, cioè il poter dare la possibilità e un luogo adatto dove poter crescere e frequentare i propri figli nel quotidiano, ecco, evitando di vedere quelle scene in cui questi padri magari erano costretti o andare al cinema o al ristorante o a centri commerciali, però che davano poco spazio alla relazione e alla relazione un po' più intima, più quotidiana. E un altro effetto positivo è stato quello della collaborazione con la parrocchia appunto di San Cristoforo, perché le accoglienze vengono individuate da una collaborazione tra Caritas diocesana e un gruppo di volontari di 2 o 3 persone della Caritas parrocchiale, ed insieme valutiamo e accompagniamo le persone che sono accolte nella struttura. All'oggi, come dicevo, sono state accolte 4 persone, di cui una persona è stata accolta e già ha trovato una soluzione successiva, quindi è stata in grado di affittarsi autonomamente un appartamento, mentre le altre 3 persone, per varie problematiche, difficoltà economiche, ancora non ce l'hanno fatta. Li stiamo comunque accompagnando nella progettualità di cercare una soluzione. Queste persone hanno una autonomia economica perché comunque hanno una disponibilità di reddito, però hanno una difficoltà nel dover gestire spese dovute ovviamente alla separazione e anche al mantenimento, per cui la loro autonomia viene un po' messa a dura prova, ecco. I servizi appunto che vengono dati dalla struttura sono una presenza di un gruppo di volontari che si rendono a disposizione per ogni necessità per quello che riguarda la gestione della casa. La casa viene affidata comunque agli accolti, quindi sono responsabili della spesa, della pulizia, della gestione dei locali. Sono responsabili anche delle persone che entrano in quella casa, quindi ovviamente dei loro figli minori e delle persone parenti che entrano in casa. Sono referente del progetto Topper Mille Lavoro in Corso. Il progetto è nato dopo una serie di consultazioni in equipe Caritas e dopo un'esperienza che è iniziata nel 2010 e si è protratta in questi anni, in cui la Caritas diocesana di Fano si è sentita interrogata e ha voluto dare un segno, più che una risposta, rispetto a quella che è la crisi occupazionale. E il progetto ha delle ambizioni molto alte, perché è vero che si chiama Lavoro in Corso e quindi c'entra il lavoro e c'entra la crisi occupazionale. Ma quello che il gruppo di progetto si è prefissato come obiettivo primario è quello di offrire alle persone, a soggetti fragili che si rivolgono quotidianamente ai centri di ascolto Caritas, ma anche alle opere segno dislocate sul territorio e che collaborano con Caritas, una sorta di obiettivo più alto, quello cioè di responsabilizzare le persone a prendere in mano la propria vita e a portare avanti i propri obiettivi, a partire dall'obiettivo professionale, che è quello che in un qualche modo in questa fase di crisi economica accomuna tutti. Quindi, che cosa offre questo progetto? Offre appunto innanzitutto dei percorsi di orientamento, in cui i vari soggetti che collaborano, che sono la Caritas diocesana, i centri per l'impiego di Fano, di Pesaro e di Urbino, perché comunque
Pace e la Fondazione Caritas Fano Ollus, percorsi, dicevo, responsabilizzanti, laboratori di orientamento in cui la persona ha prima di tutto l'occasione di confrontarsi con se stessa, con le proprie capacità trasversali e con diciamo il proprio percorso anche professionale fino a quel punto, per poter andare a individuare punti deboli e punti di forza e anche per andare a scoprire, se vogliamo, quelle caratteristiche che fino adesso pensava di non dover mettere in campo nel mondo del lavoro, che invece ad oggi con la crisi economica è costretta ad attivare. Quindi, come dicevo prima, l'obiettivo altro non è solo favorire gli inserimenti lavorativi, sarà anche questo, soprattutto per i soggetti magari più fragili che hanno bisogno di un accompagnamento più forte, ma è quello di dare alle persone degli strumenti, ma soprattutto speranza. Noi incontriamo persone arrabbiate, incontriamo persone rassegnate che si sono trovate per la prima volta in questi circuiti e quindi il progetto si rivolge soprattutto a loro per poter far capire loro che non sono sbagliate, non sono fallite, ma hanno tutte le capacità, tutte le carte in regola per rimettersi in sesto e noi vogliamo semplicemente offrire loro un gradino, uno step per poter fare questo. E, come dicevo, ci sarà poi anche la possibilità, attraverso anche delle attività interessanti, come può essere quella della mappatura delle aziende, di andare a facilitare in alcuni casi degli inserimenti lavorativi veri e propri. Ma la parola chiave in questo caso è responsabilità, nel senso che noi chiediamo ai nostri candidati, ai nostri assistiti, diciamo così, di mettersi in gioco e di non delegare a noi o a qualunque altra agenzia sul territorio l'aiuto, ma mettersi veramente in gioco. Quindi chiederemo loro di darci una mano a cercare aziende, di darci una mano a pensare, a costruire dei percorsi, perché un po' il fulcro del gruppo di progetto è quello di andare a creare dei progetti individualizzati. Qualcuno avrà bisogno di essere sostenuto nel lavoro, qualcuno avrà bisogno di essere sostenuto in una ricerca occupazionale che per in alcuni casi potrebbe anche essere un semplice volontariato. E questo insomma ci porta anche all'altro aspetto della responsabilità, che è quella dei volontari Caritas. Questo progetto, quando l'abbiamo presentato a ottobre, perché come vedete è giovanissimo, è appena partito, quando l'abbiamo presentato ai volontari abbiamo chiesto questo e abbiamo detto questo: senza di voi volontari che accompagnate, andate a rafforzare le persone insomma fragili, questo progetto non può partire. Noi abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno che i volontari si avvicinino alle nostre persone in un'ottica diversa, che non è quella dell'assistenza ma è quella della promozione umana. E questo progetto lo stiamo scoprendo, noi del gruppo di lavoro, in questi mesi veramente lo può fare. Abbiamo trovato che i volontari in alcune realtà che ci sembravano inviolabili, no? Non riuscivamo proprio ad entrare in alcune realtà. Abbiamo trovato i volontari giovani che ci danno una mano in questo, perché in quest'ottica hanno più facilità ad entrare, no? Il lavoro precario, disoccupazione. Quando abbiamo proposto dei volontari adulti, no? Pensionati, ci siamo visti delle facce un po', diciamo, come dire, scettiche, perché comunque parlavamo e parliamo un linguaggio che non è per loro. E questo, quindi, ecco, se vogliamo ragionare su che cosa insomma di particolare ci sta dando questo progetto, è proprio questo: ci aiuta a entrare in contatto con i volontari giovani, ma ci aiuta a entrare in contatto, nel nostro caso particolare, con l'entroterra. La Caritas di Fano ha un'estensione molto verso anche l'entroterra. Fano è sulla costa, poi c'è tutto, diciamo, l'altra parte della diocesi si estende nell'entroterra e l'entroterra si è sempre sentito, diciamo, un po' abbandonato, no? Perché abbiamo sempre avuto un po' una Caritas fanocentrica e sono stati quelli che infatti hanno risposto meglio e più velocemente, tanto che il primo laboratorio di orientamento, il primo corso così, lo inizieremo proprio lì, proprio perché i volontari hanno risposto e quindi noi
come dire, non deludere le aspettative. E cari amici di Caritas Italiana, del percorso Equip, buon lavoro in corso.